continuiamo a parlare questa sera di costruzioni antisismiche e di costruzioni in generale con l'ingegner Di Meglio, che ringrazio di essere qui. Buonasera ingegnere, sembra che questa sia l'ultima puntata dedicata a questo argomento, che è nato come riflessione in seguito al terremoto del centro Italia, è così? Sì, questa sera diciamo possiamo riuscire a esaurire il programma proposto, cioè abbiamo guardato prima gli edifici in muratura, poi quelli in cemento armato, poi quelli in ferro, solo un accenno, perché da noi, alla nostra isola, sono soprattutto di muratura e di cemento armato, e stasera invece vediamo cosa si può fare su un edificio di cui abbiamo riscontrato ci siano dei problemi. E quindi, diciamo così, esauriamo il discorso. Ecco, così insomma si ha anche un'idea di quelle che possono essere, quelli che possono essere i rimedi nel momento in cui chi ha seguito la nostra trasmissione si è accorto, così dando uno sguardo rapido ovviamente, che qualche cosa non quadra, se può in qualche maniera diciamo temperare certo. al danno. Innanzitutto bisogna dire che la norma prevede tre tipi di intervento. L'intervento principale è quello di adeguamento, si chiama, che praticamente coincide con questo. L'edificio viene trasformato così profondamente da renderlo adeguato alla normativa sismica come oggi. Dobbiamo dire che questo non sempre si può fare, e quando si può fare è molto costoso, a meno che i problemi dell'edificio siano di natura facilmente affrontabili, si può fare anche un costo minore, ma diciamo l'adeguamento è quello più difficile e più costoso, a volte impossibile. C'è invece la norma, quindi ci lascia la possibilità di fare degli interventi di miglioramento, cioè noi abbiamo un edificio che non è antisismico, però che ha, mettiamo, il 50% della possibilità di crollare sotto un terremoto prevedibile dalle nostre parti, con alcuni lavori non lo si porta al 100% di antisismicità, ma se lo può portare al 70%, per cui molti danni vengono evitati, se l'edificio resisterà meglio. Questo si chiama miglioramento. Poi c'è l'intervento puntuale: se è rotto una architrave oppure un solaio, come abbiamo visto in Ferruggine, è fatto male, sta cadendo, si può sostituire solo quello, quindi si fa un intervento puntuale, non migliora niente, non si adegua sismicamente, però sulle vecchie costruzioni è possibile fare interventi anche di questo tipo. Quello che non esiste in Italia, non esiste un programma di miglioramento di tutti i fabbricati, né esiste una certificazione antisismica del tipo di quella. Noi ne parlammo all'inizio, praticamente quando si comprano le case è riportata la classe energetica della casa, non è invece riportata la classe antisismica, non so se si chiama così, la categoria. Statica, staticamente, come è resistente, è poco resistente, ti sta cadendo addosso, l'acquirente non lo sa, forse è il venditore, sarebbe il caso di fare, però questo ovviamente una certificazione di questo tipo costa molto di più di quella energetica, comporta delle indagini che pure sono costose, per cui forse per questo il legislatore non l'ha introdotto. Andiamo a vedere, se vediamo le prime foto, cominciamo a parlare degli interventi che si fanno sugli edifici in muratura. Abbiamo detto che la struttura resistente dell'edificio in muratura è il maschio murario, un bel pezzo di muratura sul quale, una volta che abbiamo stabilito che per un motivo o per l'altro, perché è vecchio, perché è lesionato, ha dei problemi, uno dei più antichi interventi è questo che vediamo nella foto, cioè una cerchiatura con putrelle di ferro, quattro putrelle ad L, cioè angolari, collegate da altri pezzi di ferro. Qua vediamo anche un pezzo di ferro centrale, vediamo quei ferretti che escono fuori dal muro, là vuol dire che col trapano il muro è stato completamente bucato per collegare la faccia di una faccia a quella opposta. Questo è un intervento abbastanza significativo che può dare degli ottimi risultati ed è uno dei primi che si fa, poi ce ne sono anche di più moderni. Andiamo avanti con le foto. Vediamo la seconda, che invece riguarda, ecco, un particolare maschio di muratura, che è un pilastro in muratura.
Quando vediamo una situazione così, certamente non è antisismica, anzi, questa è molto vulnerabile, questi pilastrini isolati con una trave sopra, con una tettoia, questa si vede che è una cosa agricola, perché la norma oculatamente stabilisce che la lunghezza minima di un mastio murario sia almeno pari al 30% dell'altezza. Qua vediamo un'altezza di 4 metri, invece quella sarà 60 centimetri, per cui sta molto al di sotto. E quindi qua che fanno? Hanno anche in questo caso cerchiato questi pilastri in muratura, poi li collegano anche sopra con degli elementi di ferro, praticamente stanno trasformando la vecchia struttura in muratura in una struttura in ferro. Che, come abbiamo visto nell'ultima puntata, è molto più duttile, molto più elastica. Anche con materiale molto resistente. Andiamo a vedere ancora degli esempi di muratura. Ecco, qua vediamo invece in un edificio in muratura, vediamo sotto l'intonaco, sono tutti dei mattoni, un solaio in legno che probabilmente ha perso la sua forma, cioè per l'età, per i pesi, eccetera. Queste travi in legno si sono deformate e qui hanno messo una putrella in ferro dal lato a lato del muro, che ha anche una funzione di collegare i maschi murari nelle due direzioni che sono poi opposte a quella del solaio, quindi non collegate bene, lo so. Ovviamente, se ritorniamo su questa foto, non è che si può affidare tutto ad una trave, perché alla fine quella trave finirà per portare almeno il peso della metà del solaio, quindi non ce la fa da sola. Bisogna inserire una serie di travi, diciamo un metro e mezzo di distanza, tutte bene messe nel muro. Qua per esempio lascia pure perplesso il fatto che sta troppo vicina all'architrave, alla finestra. Poi dopo si coprono queste opere, rimangono a vista. Poi si può mettere un controsoffitto, altrimenti si vede tutto, c'è il legno, c'è il ferro, si può mettere un controsoffitto che copre tutto. Andiamo avanti con le immagini. Qua invece vediamo che su una muratura, siccome questa muratura evidentemente era caotica, di vecchia data, quindi con la malta oramai diventata terra, eccetera, si fa proprio un sandwich di cemento. Da tutti e due i lati della muratura va costruito uno spessore di cemento di 4, 5 cm, 6 cm, con una rete elettrosaldata. Se torniamo a metterlo in primo piano, queste reti poi sono collegate, perché dove c'è il centro di quegli incroci di travetti in ferro, c'è un buco che attraversa la muratura, che anche dall'altra parte è stata fatta la stessa cosa, il muro viene contenuto in un sandwich di calcestruzzo. Per cui anche se è di pessima qualità, senza demolirlo, senza demolire tutto, si recupera in questo modo. Questo è anche un sistema abbastanza vecchio. Quando c'è stato il terremoto dell'80, diciamo, è stato quello più utilizzato, questo qua. E funziona. Funzionava molto bene. Qua invece vediamo una cosa un po' forzata, cioè questa casa è crollata quasi tutto. E con questi telai in ferro stanno cercando di ripristinare le murature che non ci sono più, mentre quella che vediamo di fronte è stata ripresa da un pezzo, un po' è stata ripresa con i mattoni rossi, una finestra è stata chiusa, insomma si fa di tutto per conservare il più possibile, forse per timore che magari non si ottiene, perché è un centro antico, la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio. Ma da un punto di vista statico, situazioni di questo genere lasciano abbastanza perplessi, perché quel muro lì che si cerca di recuperare continua a essere un elemento vulnerabile. Ma poi conviene dal punto di vista economico fare questi interventi? Nemmeno dal punto di vista economico, la cosa migliore sarebbe demolirlo e rifarlo con tecnologie nuove. Andiamo avanti ancora con le immagini per restare negli edifici in muratura. Questa è una soluzione più moderna. Qua che vediamo? Il famoso incrocio dei maschi murari, che è il punto che abbiamo detto più vulnerabile, dove l'operaio che sta facendo ha steso quella cosa nera. Quella non è ferro, quello è un materiale composito di ottima qualità, cioè sono delle reti di fibra di carbonio che vengono posate sulla muratura
con delle resine epossidiche, cioè si spalma prima la resina epossidica, poi si incolla questa striscia di questa rete di fibre di carbonio, poi si mette altra resina sopra e l'operaio con quel rullellino fa penetrare bene la resina attorno alla fibra di carbonio, e con un intervento poco massivo, questo non pesa niente, sta cosa, però si ottengono degli ottimi risultati. Questo sarà un campanile, una torre, viene completamente fasciata. Viene completamente fasciata, poi cercheranno in qualche modo di nascondere questa striscia mettendoci qualcosa sopra, un intonaco, magari ci aveva un intonaco, questa cosa, e si copre. Queste sono costosi, questi interventi. Le ditte che lo sanno fare non sono molte, perché ci vuole molta maestria a farla. Però quando abbiamo un edificio di pregio, come può essere una chiesa del 400, esatto. del 500, oppure anche un palazzo importante, allora certo. vale la pena farlo. Vale la pena di fare interventi con questi materiali compositi di nuovissima generazione. Andiamo ancora avanti. Ecco, avanti, che vediamo qua? Questa è la parte superiore di un solaio a volta, cioè noi la volta vediamo di sotto, ma se ci andiamo di sopra vediamo questo, dei buchi, il centro della volta. Se ci fosse stato qua sopra un pavimento, avrebbero riempito tutto quel buco di materiale leggero e poi steso il pavimento. Questo qui l'hanno tolto, perché insomma queste volte sotto si sono rivelate molto lesionate, e quando si lesionano, si abbassano, perdono la forma, spingono le murature che le contengono, e quindi anche senza sisma sta spinta potrebbe far crollare il tutto. Questi ferri che vediamo sono dei tiranti che incatenano praticamente i muri opposti tra di loro, vengono posizionate poi proprio tesi in modo che il tirante spinge il muro in direzione opposta a quella che è la spinta della volta. La volta le farebbe andare all'esterno, i tiranti li tirano all'interno. Questo diciamo è un intervento sulla muratura a volta. Con questo esempio diciamo che più o meno gli edifici in muratura li abbiamo visti. Cioè, ancora una cosa tradizionale da dire, che edifici molto vecchi che hanno la malta oramai ridotta in terra, ci si può iniettare della malta di cemento oppure malta di un altro regante. Pensiamo che la sovrintendenza non ama molto il cemento, preferisce una calce pozzolanica. Si può iniettare, cioè fare dei buchi, far entrare quest'acqua e cemento, oppure con poco di sabbia pure, attraverso questi buchi a pressione, per cui tutti i vuoti fra le pietre vengono colmati da questo nuovo legante che le dovrebbe tenere. A volte questo si accoppia anche alla cerchiatura del maschio fatto in ferro, si fa l'una e l'altra cosa, oppure al sandwich. Sull'isola Ischia sono numerosi gli edifici fatti con questo tipo di costruzione. Con queste riparazioni? No, quelli costruiti con diciamo le mura tradizionali. Come no? Tutto quello che è stato fatto fino a metà del Novecento era tutta muratura tradizionale. E quindi insomma abbiamo una bella percentuale di edifici che avrebbero bisogno. Allora, quando è che si stabilisce? Io ho detto nelle puntate precedenti che uno si può rendere conto un po' di casa sua seguendo queste indicazioni sommarie che ho potuto dare, se c'è un problema grosso. Però se guardi e non ti rendi conto, puoi chiedere a un ingegnere costrutturista, non ingegnere navale, facciamo attenzione anche a questo. L'amico ingegnere che va bene per qualunque... un ingegnere che abbia buone conoscenze di queste delle strutture, di verificare il grado di sismicità dell'edificio. E questo si fa con una certa laboriosità, però si potrebbe arrivare a dire: dobbiamo irrobustire questo maschio, dobbiamo collegare meglio questo solaio,
non potrebbe venire scegliere sì, di fare un miglioramento, di fare un adeguamento, insomma è una scelta tecnico-economica. Perché, certo, perché poi insomma penso che stiamo parlando pure di svariati decine di migliaia di euro per ogni unità abitativa. Quindi insomma bisogna anche un po' valutare questo. Sì. Però teniamo presente che qua gli edifici valgono, cioè un valore a Istria, nell'isola di Istria è grosso, per cui conviene fare interventi anche come buddista. Pensiamo ai centri storici dove insomma penso che vengano venduti a 5.000 metri quadrati. Metro quadrato, se pure uno spende 300 euro al metro quadrato per sistemarlo, non è una grossa spesa, diciamo. Bene. Conviene farlo. Adesso analizziamo un altro tipo di costruzione. Adesso andiamo a vedere quello in cemento armato, che abbiamo detto materiale più resistente che funziona meglio. Anche in cemento armato ce ne sono sull'isola. Sì, ce ne sono molte perché all'iniziale degli anni 50 si è costruito buona parte proprio al centro, di Istria, dove per esempio via Alfredo De Luca, che una volta era un canale, no? Canale. E poi fu aperta, che prima per andare dal porto a Ponte si passava via Roma, quindi era terra, ci scendeva un canale d'acqua che arrivava al porto. Quando fu aperta la strada via Alfredo De Luca furono fatte le demolizioni a Piazza Antica Reggio, c'era il Barre Pomeo, c'era un albergo fra il Barre Pomeo e la villa, sì, l'hotel Villa Maria, ci sono ancora delle vecchie cartoline, quello fu demolito per far partire questa strada che rettilinea arrivava fino a poi Piazza il rettifilo Eroi. Dell'isola Grecia. Una specie di rettifilo. Tutta l'edificazione successiva è tutta, diciamo, non storica, non antica. In cemento armato, che come abbiamo visto è un sistema che ci dà maggiori possibilità, diciamo, di essere sicuri in caso di sisma, però anche questo va rinnovato. C'è dei problemi, perché dipende, ci sono problemi di età del cemento, per cui il cemento stesso si degrada, e ossidazione dei ferri, perché vengono raggiunti dalle umidità, per cui i ferri si ossidano, diventano ossido di ferro, quindi si riduce lo spessore resistente, e siccome aumenta di volume nell'ossidarsi, espelle il calcestruzzo che lo doveva proteggere. Però ci può essere pure un edificio che non dà nessuno di questi segni. Mettiamo che il condominio dice, ma io sono antisismico, no, si pone il problema. Dà un incarico a un tecnico, questo tecnico cerca carte di 60 anni fa, al genio civile, oppure rintraccia la ditta che all'epoca faceva la cosa, il professionista, magari un ingegnere che adesso non c'è più, ora il figlio c'ha ancora gli archivi del padre, insomma si riesce a ricostruire questa cosa, poi si fanno delle indagini in sito e si vede per esempio che questo pilastro, mettiamo questo qua della foto che andiamo a vedere, questo pilastro al suo interno ha poca armatura. Mettiamo le staffe, che sono quelle orizzontali, che sotto e sopra si vedono che sono più fitte, sì, e a centro meno fitte, così vanno realizzate. Come mai i pilastri? Differenza? Perché là c'è uno sforzo di taglio che va assorbito completamente da quelle staffe. Invece la gente pensa, e una volta si ragionava così, che queste staffe servivano solo per tenere in piedi l'armatura principale. Diciamo, invece hanno un ruolo importantissimo agli effetti del forzo di taglio, anche allo sforzo di momento flettente che sta proprio alla base del pilastro. Allora noi diciamo, questo pilastro non ha il ferro sufficiente per fare antisismico, ci facciamo i nostri conti, abbiamo bisogno di altre armature supplementari. Ce le mettiamo tutte all'esterno, come vediamo in questa foto, poi si fa il getto di calcestruzzo e diciamo, questo nuovo pilastro, che è quello di prima, più quello che è cresciuto, rende l'edificio antisismico. Vediamo ancora avanti che succede. Questo lo vediamo più da vicino. Nel dettaglio. Il vecchio pilastro dentro, le nuove armature fuori, poi si metterà la cassaforma in legno e si getta il nuovo cemento. E il pilastro cresce. Vediamo un po' avanti. Quando si fa questa operazione va sempre puntellato il tutto, perché la gente lavora mentre si rompe, che poi bisogna pulirli questi pilastri, toglierli intorno, i pezzi di cemento che sono rotti bisogna togliere, insomma si lavora anche un po' di martello e quindi bisogna puntellare bene. Andiamo a vedere la prossima, ci fa vedere il pilastro dopo che è stato gettato il nuovo cemento.
Vedi? Sì. Tutta, si vede, il cemento vecchio era quasi bianco, il cemento nuovo è grigio scuro. Questo sono, questa fila di pilastri, i ferri nuovi stanno a fianco alla vecchia trave in cemento. Adesso sì, dopo questa foto i lavori sono proseguiti, perché pure la trave è stata aggiustata e sfruttando quei ferri nuovi che abbiamo messo ingrossiamo anche la trave, diventa tutto molto più solido. Vediamo ancora le altre foto, che cosa ci dicono. Ecco, questa è la parete in cui si va a creare una nervatura aggiungendo questi nuovi ferri e poi di nuovo un nuovo oggetto di calcestruzzo si irrigidisce tutta la parete in cemento. Andiamo ancora avanti, vediamo che cosa c'è. Ah, questa è una cosa molto più consistente. Questo pilastro è stato cerchiato con quattro putrelle a L negli angoli, poi collegate con quei pezzetti di ferro che si chiamano calestrelli, ma anche così, dal calcolo che è derivato, questo pilastro non ce la fa. Non ce la fa. E allora, che cosa ha previsto il progettista di questo edificio? Di inserire quella X di travi in ferro, lo vediamo anche nella successiva, questa cosa. Ecco, questa X di travi in ferro, che praticamente hanno creato una parete rigidissima collegando i due pilastri. Estrapolando solamente la parte in ferro, sembra di vedere proprio le costruzioni in ferro che abbiamo analizzato l'ultima volta. Si applicano, infatti vedete, là c'è un bel angolo bullonato, queste sono due travi a C messe, diciamo, spalle a spalle e collegate al centro con un bullone che le attraversa. Questo praticamente non è più un edificio in cemento armato, questo è diventato un edificio con pareti d'acciaio, pareti che non sono continue, perché basta incrociarle così e quei due pilastri non si muoveranno più, questo è evidente. Però si fa così per tutte le pareti quello che è necessario, questo sarà. Però poi, diciamo, viene. I tramezzi non hanno nessuna importanza, vanno collegati solamente questi pilastri che non ce la fanno più da sole. Oltre a cerchiarli, vanno collegati in questo modo. Poi qua c'è una stretta collaborazione fra la funzione architettonica, perché è chiaro che una parete così non ci puoi mettere una porta, non ci puoi mettere niente. Ah, certo. E là devi solo chiudere con i mattoni di qua e di là e diventa diventata una parete chiusa. Certo. Per cui le cose si fanno insieme fra l'ingegnere strutturista e l'architetto, che poi proprio in funzione di queste necessità adegua la pianta dell'edificio. Quindi questi sono interventi molto massicci che trasformano molto l'edificio. Andiamo ancora a vedere, sempre per quanto riguarda le strutture in cemento armato. Anche qua, questo è ancora più massiccio. Questo, proprio... questo è ancora più massiccio, oltre la X rinforzata. Poi se vedi bene, il pilastro di sinistra c'ha una piastra di ferro da cui sbucano dei bulloni. Praticamente quello è stato proprio placcato, cioè quella struttura in ferro fra pilastri e travi, questo stava combinato male, questo pilastro è stato proprio per timore che, nonostante ci ha messo tutto quel po' di roba, si rompe lo stesso quel pilastro, l'hanno placcato, cioè ci hanno messo un'altra piastra di qua e l'hanno collegata a questo grosso intervento centrale. Queste sono cose che si possono fare soprattutto nei piani terra. Era la domanda che stavo facendo. Sì, soprattutto nei piani garage, per esempio. Perché che sorge un problema quando, per esempio, il palazzo non è né un condominio, però ci sono vari appartamenti. Allora, se quello a terra non fa un'operazione del genere. È chiaro che la gerarchia delle cose è andare a vedere, le fondazioni stanno bene. Poi i pilastri del primo ordine stanno bene, e già là si trovano i problemi. Interveniamo sui pilastri del primo ordine, riverifichiamo il tutto. Se si potesse fare solamente un irrigidimento, se l'edificio ha tre piani, per esempio, e uno blocca quello terra, lo fa diventare a due piani, perché quello è come se fosse una fondazione, poi tutte queste
questi telai che non sono stati bloccati. Questo è interessante, questo, anche per chi appunto acquista casa, perché magari si acquista casa all'ultimo piano e si pensa di stare, gli interventi, però quello poi giù. Guardi, le case purtroppo si comprano perché deve stare vicino al lavoro, vicino alla scuola dei bambini, deve essere bella, panoramica, l'ultima cosa a cui si guarda se ti cade addosso. No. Invece, diciamo, lo scopo di questa trasmissione dovrebbe essere quello, guardate, e anche di far riflettere appunto a chi magari si sta accingendo a comprare una casa. Facciamo una riflessione anche su questo, perché non è una cosa trascurabile che ci cade addosso. Andiamo a vedere ancora le foto, così le commentiamo. Ecco, qua quel materiale che abbiamo visto per quel campanile, cioè le fibre con matrice di resina epossidica, si possono applicare anche ai pilastri. Questa è molto meno invasiva del ferro, perché il pilastro non cambia dimensione, si aggiungerà se non un centimetro di roba. Un pilastro che era 40-40 diventa 42-40. Però il risultato è lo stesso. Il risultato è ugualmente buono. Cioè vale la stessa, diciamo, sì, lo stesso intervento pieno di ferro. Per esempio qua, che si vede queste foto? Hanno fatto tutte le parti inferiori, che hanno scoperto, quello che dicevo prima, le staffe non erano sufficienti. Allora era debole al piede, questo l'abbiamo visto pure nella puntata precedente, che può essere debole o il nodo o il piede. Qua evidentemente è il risultato dall'analisi del fabbricato che la sua problematica è il piede. E allora con questi interventi hanno risolto il problema. Certo. Questo materiale è costoso, però questo non è un intervento invasivo, per cui anche se utilizzando un materiale costoso si spende molto meno di quello che abbiamo visto prima, che ti costringe a grosse modifiche di tutto l'edificio. Vediamo ancora che cose. Ecco, qua per esempio è stata fatta un'altra cosa. Questo è il nodo trave pilastro, no? Il pilastro si innesta nella trave superiore. Hanno visto che là c'era qualche problema, si stava lesionando, hanno fatto un'analisi di questo cemento, hanno visto che questo cemento era scadente, perché il cemento nasce già scadente se uno ci mette troppa acqua dentro. Questo non l'ho detto l'altro scorso. Nasce scadente. Allora, il cemento ci arriva con le autobetoniere, no? Noi stiamo in cantiere, abbiamo preparato tutta l'armatura, chiamiamo Zeppina a Piedimonte e dice mandami un bel 10 metri cubi di cemento. E arriva sto camion. Se questo camion ai pilastri trova una fila di un'ora, non è che quello gira sempre, no, quello aggiungono sempre un po' di acqua, perché altrimenti quello, anche se gira, diciamo quella specie di... Cioè diventa troppo solido. Comincia a fare presa, cioè il cemento, quello il cemento si sistema a fresco, però dopo un po' però a presa diventa consistente. Quindi, allora loro girano, ma girare non basta, ci mettono un po' d'acqua dentro, metti acqua, poi arrivi in cantiere l'operaio estende, mette un altro po' d'acqua. Già è vietato avere il rapporto acqua-cemento maggiore a 0,5, cioè tu per ogni metro cubo di cemento che sta nel ferro, nel calcestruzzo, in un metro cubo di calcestruzzo ci possono stare 3 quintali di cemento. Per ogni quintale di cemento non puoi mettere più di mezzo quintale di acqua. Quindi se tu in quel metro cubo di cemento, che contiene 3 metri cubi d'acqua, metti più di 150 litri, quel cemento è acqua fresca. È inefficace. Quindi è nato già male, oppure per il tempo si è degradato, è stato attaccato, per esempio cosa attacca il cemento? Pure le cose ambientali lo attaccano. Per esempio io oltre alle strutture, nella mia attività professionale, ho fatto molte volte fognature e impianti di depurazione. L'aria dell'impianto, delle vasche di depurazione, è un'area molto aggressiva. Attacca il cemento, bisogna fare molta attenzione a quel cemento. Però di solito è l'umidità. L'umidità, quindi... Però se ci sono l'acqua marina, il porto, i piloni di cemento che servono a fare una banchina del porto,
quelli sono attaccati all'acquamarina, il sale è il nemico numero uno del ferro. Ma anche il sale che arriva per esempio nelle case che sono prospicienti il mare. Certo, anche quello. Quindi quello non più... assorbe solo aria umida, assorbe aria umida salmastra. E quel ferro là, pure le ringhiere, tu vedi le ringhiere di quelle case, sì, si devono dipingere. C'è una continua manutenzione. È una continua manutenzione. Perché in una vicinanza del sale il ferro si perde completamente. Allora, qua che hanno fatto? Il cemento non era di buona qualità, vedi tutti quei tubicini, attraverso quei tubicini inseriscono nuova malta di cemento oppure delle resine, delle malte antiritiro, che poi pure quando l'hai buttata, gettata sta malta, quella poi nel fare prese diminuisce di volume, quindi non si attacca bene al vecchio. Insomma, un intervento questo localizzato. Andiamo avanti ancora con queste immagini e vediamo, ecco, questo sempre con i materiali invece compositi moderni, questo sta facendo un lavoro magnifico, perché non basta, non solo ha fatto il piede del pilastro, qua sta proprio cerchiando, fasciando con questi materiali tutto il nodo. Il punto debole, l'attacco trave pilastro, lui lo sta fasciando con questi materiali e gli impedisce di, sotto le sollecitazioni, di rompersi. Questi materiali sono resistentissimi, a fibre di carbonio molto più resistente del ferro. Andiamo, ecco, qua invece si vede, vabbè, vediamolo le ultime foto, queste sono ancora quei solai dove bisogna fare questi interventi che dicemmo l'altra volta di ripristino. Questo è l'attacco di un nuovo solaio alla vecchia muratura che aveva fatto con quei ferretti tutti storti, che sì, si chiama coda di rondine, cioè non basta poggiarcelo dentro, bisogna ogni tanto rompere la muratura e entrare un po' più profondamente. Vediamo questo, ecco la pulizia, anche questo è un pilastro completamente ammalorato, il ferro è rimasto, il calcestruzzo si è degradato, però prima di metterci il nuovo cemento sopra bisogna pulire molto bene il ferro, perché deve fare presa col nuovo cemento e quindi resistere insieme. Se quello, la ruggine bisogna toglierla. Questa è l'ultima foto, che vediamo? Questo è un edificio multipiano, probabilmente un ospedale, in cui hanno fatto la scala di sicurezza tutta in ferro, che non c'era perché l'edificio magari non era prima della norma che imponesse per motivi antincendio queste scale di sicurezza, e hanno ben pensato di collegare questa torre di ferro che contiene la scala di sicurezza con quei pilastri che vediamo a destra. Quello dà rigidità a tutto l'edificio. Questa non solo, questa dovrebbe essere autonoma di solito, questa struttura in ferro. Più delle volte il tecnico decide di farla autonoma anche perché non vuole preoccuparsi della stabilità di tutto il resto. Se io sono stato incaricato di fare quella scala di ferro, mi preoccupo della mia scala di ferro, se il resto dell'ospedale va giù, non è colpa mia. Invece in questo caso qua, che hanno fatto? Hanno collegato la struttura in ferro col vecchio edificio, hanno dato rigidità. Diciamo che hanno fatto due cose in una, hanno fatto due operazioni. In una. Evidentemente qua l'incarico era più complesso, era di miglioramento dell'edificio resistente più l'aggiunta di questa torre antincendio che fa da adesso la torre strutturale. Le occasioni poi sono queste, in definitiva il discorso che dobbiamo fare ai nostri telespettatori che ci hanno seguito quattro sere, adesso sono stanchi, non mi vedranno più per un po'. Non credo, sono stanchi. Allora, dobbiamo dire, quando voi dovete sistemare il vostro appartamento, dovete cambiare i pavimenti, gli impianti, si è rotto qua, si è rotto là, e dovete spendere già un sacco di soldi per fare un intervento di questo genere, ricordatevi di vedere se in mezzo a tutte queste cose si fa pure un lavoro di miglioramento strutturale che farà bene e che fatto insieme al resto incide poco come spesa, perché non dobbiamo rompere per fare quello, avremmo comunque rotto per fare il resto, quindi quella è una buona occasione per intervenire, per fare
qualcosa di utile anche per la staticità. Allora io ti ringrazio per essere stato con noi in queste quattro utili puntate, penso grazie per tutti, e ci sarà sicuramente occasione di rivederci. Benissimo. Buona serata. Grazie, buona serata.